Ghazal, Fiori del Deserto, è qui a Parigi e dietro di noi la Torre Eiffel come simbolo di questa città, come la stessa Gigliola ha voluto che Ghazal, Fiori del Deserto, avesse un significato. Qual è il significato di Ghazal, Fiori del Deserto? Dunque, allora ho usato questo termine, che in effetti è una parola araba, che indica la poesia d'amore. C'è una poesia, si sa che la poesia in genere nasce molto nella solitudine, nella lontananza dalla persona amata, e ci si accorge forse proprio perché è lontana di amarla ancora di più. E, diciamo, un po' mi sono ispirata ai poeti arabi che, diciamo, vivevano, i nomadi che vivevano nel deserto e dedicavano queste poesie alla donna lontana. Quindi sono poesie un po' struggenti, di un amore lontano, un amore magari anche perduto. E presentarla a Parigi mi è sembrato giusto, perché Parigi è una città multietnica dove trovano spazio tante culture. Parigi è anche la città dell'amore, l'amore che tu parli nelle tue poesie. Parigi è anche la città dell'amore a volte non corrisposto, dell'amore intenso, dell'amore profondo, ma anche di un amore che parli tu. Qual è questo amore che tu hai ancora una volta voluto mettere in evidenza all'interno delle tue liriche? Ah, giusto. Parigi è la città dell'amore per eccellenza, dove vanno tutti gli innamorati, gli sposi in viaggio di nozze, quindi è il posto ideale per parlare d'amore. E quindi io parlo di un amore, diciamo, assoluto, di un amore travolgente, di un amore che non finisce, perché le storie d'amore, anche se hanno una durata breve nel momento in cui sono vissute, però possono durare anche tutta una vita, anche lontano dalla persona amata. C'è un poeta arabo, Jamil, che parla del momento dell'innamoramento, dove dice: senza essere stato colpito da nessuna freccia, io sono stato trafitto dall'amore, quindi senza aver versare nemmeno una goccia di sangue. Siamo a Montmartre, nel quartiere degli artisti. Penso che non ci sia luogo più idoneo per poter fare un'intervista riguardo a quello che già abbiamo detto del tuo libro Ghazal, Fiori del Deserto. Hemingway diceva in Festa Mobile, pubblicato nel 1964, che chi ha avuto la fortuna di vivere a Parigi da giovane, ovunque poi passi il resto della sua vita, l'accompagnerà sempre Parigi, perché è una festa mobile. Questo è valido anche per i poeti di oggi? Beh,
Penso di sì, che diciamo Parigi è una città particolare, appunto la patria di numerosi poeti, artisti, e quindi chi visita Parigi porterà sempre questo ricordo, secondo me. Io ci sono stata anche altre volte e ho sempre un bellissimo ricordo. E ho voluto presentare questo libro qui perché appunto è una città particolare, unica, multietnica, multiculturale. È stata un'occasione bellissima questa. Alla fine dell'Ottocento, all'inizio del Novecento, a Parigi convergono i più grandi artisti, quindi si ritrovano soprattutto nei caffè, ma anche abbiamo un luogo dove sia i pittori che i grandi artisti, i poeti, i scrittori convergevano e qui si radunavano. E lo stesso Hemingway diceva: erano giorni felici, anche se non avevamo nemmeno un soldo per vivere, però erano giorni che ci hanno resi felici. E Parigi è una città multietnica, quindi somiglia molto alla tua Napoli. È una città, Parigi possiamo dire, che respira, si sente proprio il respiro dell'arte, della cultura, della moda. E se dovessi fare un paragone con la tua città, Napoli, qual è la differenza tra Parigi e Napoli? Beh, diciamo che è una domanda un po' particolare questa. Diciamo che ogni città è una città a sé e Napoli è anche una città a sé, unica. Va bene, un po' diciamo quello che notiamo negli abitanti, no? Siccome è una città multietnica, molto accogliente, quindi che accoglie etnie del mondo, varie etnie del mondo, anche Napoli è una città molto accogliente. E questo, diciamo, il legame più stretto che vedo con la mia città, questo legame, diciamo, appunto, l'accoglienza. Ma se tu avessi vissuto a Parigi, sarebbe stata la poesia anche fonte di ispirazione come lo è stata la tua città Napoli? Penso di sì, perché diciamo la poesia è fatta molto di ricordi, quindi diciamo vabbè, poi bisogna provare dei sentimenti, delle sensazioni particolari, perché scrivere poesia significa anche vivere momenti non felici, perché il poeta, come ho detto già, in genere è un solitario. Infatti in questo libro, che è intitolato anche Fiori del deserto, cioè il sottotitolo Fiori del deserto, sta a significare che la poesia nasce anche nella solitudine, proprio nella solitudine, nel ricordo di questi amori passati, finiti, mai finiti, vero? Finiti, ma mai conclusi, veramente. Mai dimenticati. Mi ricordo una poesia del poeta Apollinaire sulle Pont Mirabeau. E lui dice: sur le pont Mirabeau coule la Seine, passe les jours, passe les semaines, ni le temps passé, ni les amours reviennent. Cioè, in effetti lui dice: sotto i ponti di Parigi scorre la Senna, passa il tempo, passano gli amori, ma non ritornano. Dimenticati, questi amori a volte, come hai detto tu prima, no? Passati, trascorsi, ma mai dimenticati, però sono anche degli amori che fanno male. Ma diciamo, sì, forse fanno anche male, per carità. Però se sono vissuti anche per breve tempo con una grande passione, sono sempre belli. Cioè, non è detto che l'amore deve essere lungo e debba durare tutta la vita, può anche essere breve ma intenso. Quindi penso che è importante vivere queste storie di grande passione e di sentimenti, di sentimenti profondi. Che poi la vita separa, come dice la famosa canzone, Le feuilles mortes, me la vie separe ce qui s'aime, tout doucement sans faire de bruit. Cioè, ma la vita separa quelli che si amano,
dolcemente, senza far rumore, che così è la vita. E una poesia in particolare di questo libro che più senti tua rispetto a tutte le altre? Ah, diciamo che le sento tutte mie perché sono nate, diciamo che questo libro è dedicato prevalentemente a un amore e quindi sono tutte veramente sentite perché partono dal profondo del cuore. Mo non saprei dirne una, ne posso leggere qualcuna? L'eredità. Quando ti incontravo sfoderavi un sorriso, bello come il sole. Ricordo il suono delle tue parole, dolce come il miele, che ancora risuona nel silenzio della sera. Di te ricordo tutto, ogni momento, come di nessuno. E riviverli nella mente non è il rimpianto, è un piacere che sento e l'eredità che mi ha lasciato quando te ne sei andato. Una poesia struggente, secondo me, cioè qui ci sta la mancanza. Sì, sì, in effetti diciamo che questo libro nasce da un vuoto, però lo riempie questo vuoto. Cioè la bellezza della poesia è proprio questa, di riempire dei vuoti. Cioè è importante scrivere poesie perché ci danno la possibilità anche di ricordare, di vivere, di rivivere delle storie. Un po', diciamo, io poi ho scelto questo titolo prendendo spunto dalla poesia araba e da questi poeti nomadi del deserto che, lontani dalle loro mogli, dalla donna amata, dedicavano questi versi struggenti d'amore. Quindi infatti Ghazal, il termine arabo, sa significare canto d'amore, che poi è diventato anche un nome femminile. Cigliolo, allora che cosa dire? Che questa presentazione a Parigi sia di buon auspicio. Ancora una volta ti distingui nelle tue liriche cantando l'amore perso, l'amore ritrovato, ma anche un discorso più ampio della tua poesia è quello di un amore universale, perché come tu dicevi, l'amore, per quanto possa essere un amore perso, abbandonato, resta sempre il ricordo di un grande amore. Sì, sì, in effetti è così come dici tu. Comunque questo è l'ottavo libro che pubblico col gentilissimo editore Monetti. Per me è sempre un grande piacere e spero di continuare sempre, diciamo, a scrivere poesie o racconti, quello che verrà. Grazie a tutti. Bene, grazie a te Gigliola e noi vi salutiamo da Parigi e vi diamo appuntamento a una prossima sillogia poetica presentandola in un altro luogo, in un'altra città europea e sempre una città dedicata all'amore come sono le tue liriche. Bene, grazie Gigliola e arrivederci a Napoli. Grazie. Ciao. Grazie a te. Ciao.